Stop alle grandi strutture di vendita a Padova. È quanto emerso dall'incontro di oggi tra associazioni di categoria e sindaco seduti a un tavolo per discutere sul futuro dello sviluppo commerciale della città. Una questione sulla quale Massimo Bitonci prende le distanze rispetto all'amministrazione precedente. È stato chiarito che questa amministrazione non ha messo un metro di nuove strutture, di grandi strutture di vendita nel territorio padovano. Ce ne sono tre, erano previste in precedenza. Su questo faremo delle valutazioni successive. L'intento per il sindaco è di tutelare gli esercizi di prossimità tra negozi in centro storico e di quartiere. Una posizione che ha trovato il parere favorevole da parte dei commercianti, che a breve si ritroveranno assieme al sindaco per approvare il futuro piano commerciale. Ci ritroveremo fra 10 giorni per discutere ancora del piano commercio, che deve essere approvato entro la fine dell'anno. Al centro dell'incontro odierno anche la vendita al minuto in zona industriale. Questione che finirà sui banchi del prossimo Consiglio Comunale. In zona industriale, sia nord che sud, non ci sarà più nessuna attività di commercio all'ingrosso assieme alle attività di commercio al minuto, che è un problema creato da una vecchia delibera dell'amministrazione precedente che ha voluto favorire alcuni centri all'ingrosso. Noi pensiamo invece sia negativo, l'ingrosso deve essere ben separato dalle attività al minuto. Su questo le associazioni sono tutte molto favorevoli.